Si muove la città. Le piazze, i giardini e la gente ne va. Il Festival delle Serre di Cerisano, giunto alla 27esima edizione, si conferma nel panorama culturale calabrese l'evento di fine estate per eccellenza, per aver saputo mettere insieme cultura, divertimento e promozione del territorio. Quest'anno abbiamo dovuto cambiare un po' le location, sono un po' tutte riviste a causa Covid, quindi cerchiamo sempre nel rispetto delle norme di sicurezza però di rendere attrattiva sia gli appuntamenti che abbiamo immaginato e di far sì che si possa apprezzare comunque la piazza, gli slarghi, le cose che noi proviamo a promuovere, ovvero il nostro piccolo borgo. Cerchiamo di garantire a tutti i visitatori tanti spettacoli a seconda dei diversi gusti, mantenendo un livello molto alto, credo, e speriamo vada tutto bene. 5 giorni all'insegna delle arti, in cui è possibile godere della magia del teatro, della musica, degli incontri con gli autori e di colorati siparietti di animazione con mangiafuoco e burattinai. 5 giorni in cui il borgo, le sue piazze e i suoi vicoli diventano un teatro a cielo aperto, dove gli attori protagonisti sono cittadini, turisti e visitatori. Dopo la prima serata accolta con entusiasmo per il tanto atteso ritorno del festival, il secondo appuntamento ha superato anche le più rosee previsioni, con sold out in tutti gli spettacoli. Pienone nell'area cinema, dove tante famiglie con i loro bambini hanno avuto modo di assistere nella prima serata al film d'animazione della Disney, Raya e l'ultimo drago, e nella seconda serata ad un altro film per ragazzi dal titolo Luca. Tutto al completo in Piazza Zuppi per la presentazione del libro E vissero tutti felici e distanti, del giornalista Marcello Romanelli. Ingresso con Green Pass e tutto esaurito nell'area Chiocciola, dove 3 grandi artisti di casa nostra, Sasà Calabrese, Daniele Moraca e Dario De Luca, hanno proposto un omaggio a Lucio Dalla con uno spettacolo tra musica e teatro dal titolo Aspettiamo senza avere paura domani. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Sold out anche a Palazzo Sersale, che ha ospitato il sarcastico e irriverente Gene Gnocchi in una veste insolita di attore e cantante con il suo sconcerto rock. Senta, ma mi scusi, ma 4 anni con i Pink Floyd ha fatto lei? Sì, 4 anni. E come mai adesso non suona più con i Pink Floyd? Perché adesso ho trovato da fare l'elettricista, guadagno un po' di più. Fino a notte inoltrata ogni angolo del borgo è stato animato da un numeroso pubblico, rilassato, sereno e soddisfatto. A Cerisano si è tornati a respirare la socialità, ad apprezzare la bellezza del borgo e la sua storia tra odori e sapori di nuove antiche pietanze, proposte in tanti suggestivi localini. L'obiettivo vero è quello di coniugare la realizzazione di un bellissimo festival, di tanti eventi, con la promozione del territorio, mettere il paese al centro e renderlo attrattivo tanto per l'economia locale, ma soprattutto anche di prospettiva, che la gente possa apprezzare questo piccolo borgo e magari venire qui, trasferirsi, comprare casa. Oggi si usa molto il ritorno ai borghi, al green, quindi anche questo può essere un piccolo mezzo per far innamorare la gente del nostro paese.